ed elettore. Rivendichiamo con forza questa proposta. Ci auguriamo che nel prosieguo dell'esame di questa legge così importante per il nostro Paese, al Senato, eventualmente in una seconda lettura alla Camera, ci sia la possibilità di tornare su questa modalità di selezione e di assegnazione dei seggi e di elezione dei rappresentanti in Parlamento. Ci auguriamo che lo si faccia, ma proprio per questa ragione oggi, qui, ora, riteniamo che si debba favorire il percorso di riforma che è stato avviato e quindi Scelta Civica voterà contro l'emendamento. Grazie. La ringrazio. Ne approfitto per chiedere di liberare il banco del Governo a tutti i deputati che parlano con il Governo, gentilmente. Grazie. Alla parola onorevole Epifani. Sì, a titolo personale, onorevole Epifani. Sì, signor Presidente, naturalmente la delicatezza del dibattito sta nel fatto che qui si tratta uno dei problemi fondamentali della rappresentanza politica. Io appartengo per cultura a quelli che pensano che nelle esperienze europee c'è una soluzione e l'altra soluzione e che il problema fondamentale del diritto di scelta non prevede necessariamente una sola strada per affrontarlo. D'altra parte trovo anche molto convincente le argomentazioni che prima l'onorevole Portas e poi l'onorevole D'Alì hanno sollevato. Nell'impianto della legge che stiamo discutendo è evidente che l'interferenza dell'uso delle preferenze finirebbe per avere effetti ancora più paradossali di quelli che normalmente non si pensi quando li si propone. In ragione di questo io credo, nel momento in cui si conferma l'impianto della legge, che da questo punto di vista è utile respingere l'emendamento e approvare il disegno di legge come viene presentato. La ringrazio. Onorevole La Russa, prima di darle la parola, siccome è iscritto a parlare anche l'onorevole Corsaro e lei ha esaurito i tempi... No, lo volevo spiegarlo, quando vediamo che facciamo il bis di prima. Lei ha finito i tempi di relatore, quindi inevitabilmente va a pesare sul gruppo e a quel punto l'onorevole Corsaro, se interviene dopo di lei, può parlare a titolo personale, solo perché voi sappiate come gruppo qual è la situazione. Prego, onorevole Russo. Io parlo a titolo personale. Ma deve parlare prima l'onorevole Corsaro. Appunto, e poi parla le stavo lei. Dicendo questo. La ringrazio, onorevole Anche Corsaro. Anche Corsaro parlerà brevemente, così siamo a posto. Grazie, signor Presidente. Io prendo la parola perché ho il timore, avendo ascoltato con estrema attenzione tutti gli interventi di questi ultimi minuti, che si stia ingenerando una sorta di malinteso nell'Aula, perché non vi è dubbio che gli argomenti che hanno fatto parte degli interventi che si sono succeduti negli ultimi 20 minuti attengono ancora il tema delle preferenze. Ora,